Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Il conte di Montecristo decise di restituire la visita che il procuratore del re gli aveva fatto, e a questo nome tutta la casa, come si può ben immaginare, si era messa in moto. Dopo i primi convenevoli, il conte domandò del signor di Villefort. «Mio marito è andato a pranzo dal signor cancelliere», disse la signora Villefort, «e sarà molto dispiaciuto di essere stato privato della fortuna di vedervi. Ma permettetevi di presentarvi la signorina di Villefort, mia figliastra», continuò la giovane sposa, sporgendosi dal sofà e indicando con la mano Valentin. «Signora», disse il conte, riprendendo la conversazione e guardando ora la signora di Villefort e ora Valentin, «è possibile che abbia avuto l'onore di vedere voi e la signorina in qualche altro luogo?» «Il signor conte ci avrà forse visto in Italia», disse timidamente Valentin. «Ah, è vero, signorina», gridò Montecristo come se quella piccola indicazione gli fosse bastata per fissare tutti i suoi ricordi. «Fu a Perugia, il giorno di una festa, nella locanda della posta. Voi, signora, vi siete fermata sotto il pergolato di viti. Non ricordate più che mentre eravate seduta su una panchina di pietra avete parlato a lungo con qualcuno?» «Sì, davvero», disse la giovane sposa arrossendo. «Me ne ricordo, con un uomo avvolto in un lungo mantello di lana, con un medico, credo». «Precisamente, signora. Quell'uomo ero io. Soggiornavo da 15 giorni in quell'albergo, dove avevo guarito il mio cameriere dalla febbre e il mio locandiere dall'itterizia, per cui ero creduto un gran dottore. Ricordo benissimo che, condividendo voi pure l'equivoco sulla mia professione, mi avete consultato sulla salute della signorina di Villefort. Ma, signore, voi eravate realmente medico, poiché avete guarito degli infermi». «Moliere Beaumarchais, vi risponderebbero, signora, che proprio perché non sono medico non ho potuto guarire i miei malati, ma sono guariti da soli. Mi limiterò a dirvi che ho studiato molto profondamente la chimica, le scienze naturali, ma soltanto come dilettante, capite?» In quel momento suonarono le 6. «Sono le 6», disse la signora di Villefort visibilmente agitata. «Valentin, non andate a vedere se vostro nonno è pronto per pranzare?» Valentin si alzò e, salutando il conte, uscì dalla stanza senza pronunciare una parola. «Mi scusi, signore», disse la signora di Villefort. «Vi ho interrotto nel momento in cui dicevate di essere un abile chimico». «Oh, no, no, non dicevo questo, signora», rispose il conte con un sorriso. «Ho studiato la chimica perché, avendo deciso di vivere in Oriente, ho voluto seguire l'esempio del re Mitridate». «Credete che Mitridate usasse quelle precauzioni e che fossero efficaci?» «Ne sono così convinto, signora, che io le ho usate per non essere avvelenato a Napoli, a Palermo e a Smirne, ossia in 3 occasioni in cui, senza quelle precauzioni, avrei potuto perdere la vita». «Ma come avete fatto? Supponete di sapere già in anticipo quale veleno si vuole usare contro di voi. Supponete che si tratti di brucina». «Ah, sì, la brucina. Si ricava dalla falsa angostura, credo», disse la signora di Villefort. «Precisamente, signora», disse Montecristo. «Ma vedo che mi resta poco da insegnarvi. Vi faccio le mie congratulazioni. Simili erudizioni sono rare nelle donne. Ve lo confesso, signore. Provo il più vivo interesse per le scienze occulte che parlano all'immaginazione come una poesia e si risolvono in cifre come un'equazione algebrica. Ma continuate, vi prego. Ciò che mi dite mi interessa moltissimo». «Ebbene», riprese Montecristo, «supponete che questo veleno sia la brucina, per esempio, e che ne prendiate 1 millesimo di grammo il primo giorno, 2 il secondo e così via. Ebbene, dopo 10 giorni ne prenderete 1 centigrammo, dopo 20 ne prenderete 3 centigrammi, ossia una dose che sopporterete senza alcun inconveniente e che sarebbe pericolosissima per un'altra persona che non avesse preso le stesse precauzioni. Infine, dopo 1 mese, bevendo da una stessa bottiglia, voi ammazzereste una persona che bevesse con voi. Vi accorgereste solo da un piccolo malessere, che c'era una sostanza velenosa mescolata all'acqua. Non conoscete altri antidoti? Non ne conosco altri. Avevo spesso letto e riletto questa storia di Mitridate, disse la signora di Villefort, e l'avevo creduta una favola. No, signora,
contrariamente alla consuetudine della storia, è una verità. Ma ciò che mi dite, quanto chiedete, non è la curiosità di un momento, poiché sono 2 anni che mi fate le stesse domande, e ora mi dite che la storia di Mitridate vi tormenta da molto tempo. Signore, domandò la signora di Villefort, queste società orientali, in mezzo alle quali avete passato gran parte della vostra esistenza, sono dunque fantastiche come i racconti che vengono da quei bei paesi? No, signora, il fantastico non c'è più, neppure in Oriente. Vi sono anche laggiù mascherati con altri nomi e nascosti sotto altri costumi dei giudici istruttori, dei procuratori del re, dei periti. Si impicca, si taglia la testa, si impala molto facilmente. Ma i delinquenti, da esperti frodatori, hanno saputo eludere la giustizia umana e assicurare il successo alle loro imprese con abili combinazioni. Andate ad Aleppo o al Cairo e vedrete passeggiare per le strade persone tutte fresche, dal colorito roseo, delle quali il diavolo zoppo, se vi toccasse con il suo mantello, potrebbe dirvi: questo signore è avvelenato da 3 settimane e morirà entro un mese. Ma allora, disse la signora di Villefort, hanno trovato finalmente il segreto di quella famosa acqua tofana che a Perugia si diceva perduto. Signora, si perde forse qualcosa fra gli uomini. Le arti si spostano e fanno il giro del mondo, le cose cambiano di nome, ecco tutto. La gente comune si inganna, ma è sempre lo stesso risultato, il veleno che opera su questo o su quell'altro organo. Uno sullo stomaco, l'altro sul cervello, l'altro infine sugli intestini. Ebbene, il veleno determina una tosse. Questa è un'infiammazione di petto o un'altra malattia catalogata nel libro della scienza, cosa che non le impedisce di essere del tutto mortale e che, quand'anche non lo fosse, lo diverrebbe grazie ai rimedi somministrati da ingenui medici che in generale sono cattivi chimici. Ecco, un uomo ucciso con arte e con tutte le regole, sul quale la giustizia non ha da ridire, come diceva un tremendo chimico mio amico, l'eccellente Adelmonte di Taormina, in Sicilia, che aveva studiato molto i fenomeni nazionali. «È spaventoso, ma mirabile», disse la giovane donna immobile per l'attenzione. «Lo confesso, credevo che tutte queste fossero invenzioni del Medioevo». «Sì, senza dubbio, ma si sono meglio perfezionate ai giorni nostri. Ora l'uomo sarà perfetto solo quando saprà creare e distruggere, come Dio. Sa già distruggere, dunque la metà del cammino è fatta». «Siete un argomentatore feroce», disse la signora di Villefort dopo un attimo di silenzio. «Ma non vi pare di vedere il mondo sotto una luce troppo fosca? È forse guardandola attraverso gli alambicchi e le storte che giudicate così l'umanità? Poiché voi siete senza dubbio un grande chimico, e l'elisir che avete fatto bere a mio figlio l'ha fatto rinvenire così in fretta». «Oh, non fidatevi», la interruppe Montecristo. «Una goccia di quell'elisir bastò per richiamare vostro figlio alla vita mentre stava per morire, ma 10 lo avrebbero fulminato. È un veleno terribile». «Oh mio Dio, no! Bisogna innanzitutto capire che la parola veleno non esiste. In medicina ci si serve dei veleni più potenti, che divengono per il modo in cui sono somministrati i rimedi più salutari. Che cos'era, allora?» «Era una sapiente pozione del mio amico, l'eccellente abate Adelmonte. Senza dubbio sarà un segreto, né sono tanto indiscreta da domandarlo, ma io sono abbastanza galante per offrirvelo». «Oh, signore!» «Soltanto ricordatevi di una cosa, che in piccola dose è un rimedio, ad alta dose è un veleno. Una goccia rende la vita, come avete visto, 5 o 6 ammazzerebbero infallibilmente e in modo terribile. Sciolte in un bicchiere di vino, non ne altererebbero minimamente il gusto. E qui taccio, perché sembrerebbe che avessi l'aria di consigliarvi». Le 6:30 erano suonate. Fu annunciato un amico della signora di Villefort che veniva a pranzo da lei. Montecristo salutò e partì. Quella era una serata solenne all'Accademia Reale. Levasseur, dopo una lunga indisposizione, si esibiva nella parte di Bertramo, e come sempre l'opera del maestro di moda aveva richiamato la più brillante società di Parigi. Nel palco,
che prima apparteneva all'ambasciatore di Russia, erano entrati un uomo vestito di nero di 35-40 anni e una donna che indossava un costume orientale. La donna era di straordinaria bellezza e il vestito così lussuoso che tutti gli occhi, come si disse, erano su di lei. Erano il conte e Haydée. La baronessa lo accolse con un grazioso sorriso ed Eugénie con la sua freddezza abituale. «Parola mia, mio caro», disse Debray, «voi vedete un uomo depresso che vi chiama in aiuto per sollevarlo. Ecco qui la signora che mi aggredisce con le domande sul conte e vuole che sappia di dov'è, di dove viene, dove va. Parola mia, non sono Cagliostro, e per togliermi d'impiccio ho detto: domandate tutto a Morcerf, lui conosce sulla punta delle dita il suo Montecristo». «Non è incredibile», disse la baronessa. «Quando si è al ministero e si ha 500.000 di fondi segreti a disposizione, bisognerebbe sapere rispondere a queste domande». «Signora», disse Debray, «vi prego di credere che se avessi 500.000 a mia disposizione lo impiegherei in tutt'altro modo che nel prendere informazioni sul conte di Montecristo, che ai miei occhi ha solo il merito di essere due volte più ricco di un nababbo. Ma ho ceduto la parola a Morcerf, arrangiatevi con lui, io non ho più nulla da dire». «Un nababbo», rispose la baronessa, «non mi avrebbe certo mandato in regalo un paio di cavalli da 30.000 franchi con 4 diamanti da 5.000 franchi l'uno». «Oh!» disse ridendo Morcerf, «i diamanti sono la sua mania. Credo che ne abbia sempre in tasca e ne semini lungo la strada, come Pollicino faceva con i sassolini». «Avrà scoperto qualche miniera», disse la signora. «Sapete che ha un credito illimitato presso la banca del barone?» «No, non lo sapevo, ma deve essere così», rispose Albert. «E che ha avvertito il signor Danglars che contava di stare a Parigi un anno e di spendervi 6 milioni. È lo scià di Persia che viaggia in incognito». «E quella donna, signor Debray», disse Eugénie, «avete osservato quant'è bella?» «In verità, signorina, conosco soltanto voi, in grado di rendere giustizia alle persone del vostro sesso». Il conte uscì dal palco e un momento dopo fu visto in quello della baronessa Danglars, la quale non poté contenere un leggero grido di sorpresa misto a gioia. «Ah, venite, signor conte», gridò. «Ho troppo desiderio di aggiungere i miei ringraziamenti verbali a quelli che vi ho già scritto». «Ah, signore, vi ricordate ancora di quella miseria?» «Io l'avevo già dimenticata». «Sì, ma ciò che non si dimentica, signor conte, è che il giorno seguente salvaste la mia buona amica, la signora di Villefort, dal pericolo che le fecero correre i miei cavalli». «Neppure questa volta merito i vostri ringraziamenti. Ali, il mio nubiano, ha avuto la fortuna di rendere alla signora di Villefort quell'importante servigio». «Ed è stato pure Ali», domandò il conte di Morcerf, «a salvare mio figlio dalle mani dei banditi romani?» «No, signor conte, no», disse Montecristo stringendo la mano che gli tendeva il generale. «Questa volta accetto i ringraziamenti per me, ma voi me li avete già fatti, e in verità sono felice di sentirvi tanto riconoscente. Fatemi dunque l'onore, ve ne prego, baronessa, di presentarmi a vostra figlia». «Oh, voi siete già presentato, almeno di nome, poiché da 2 o 3 giorni non si parla che di voi. Eugénie», continuò la baronessa voltandosi verso la figlia, «il conte di Montecristo». Il conte si chinò. La signorina Danglars fece un leggero movimento con la testa. «Nel palco con voi c'è una bellissima signora, conte», disse Eugénie. «È vostra figlia?» «No, signorina», disse Montecristo stupito da questa ingenuità o da questa sorprendente malizia. «È una greca di cui io sono tutore». «Come si chiama?» «Haydée», rispose Montecristo. «Una greca», mormorò il conte di Morcerf. «Sì, Fernand», disse la signora Danglars. «E ditemi se alla corte di Alite Belin, dove avete servito gloriosamente, avete mai visto un costume così mirabile come quello che abbiamo innanzi agli occhi». «Ah», disse Montecristo, «siete stato in servizio a Giannina?» «Sono stato istruttore delle truppe del Pascià», rispose Morcerf. «E la mia piccola fortuna, non lo nascondo, viene dalla liberalità di quell'illustre capo albanese». «Guardate dunque», insistette la signora Danglars. «E dove?» balbettò Morcerf. «Lassù», disse Montecristo, e circondando il conte con il braccio, sporse con lui la testa dal palco. In quel momento Haydée, che cercava con gli occhi il conte, vide la sua pallida testa vicina a quella di Morcerf.
Questa vista produsse sulla giovane l'effetto della testa della medusa. Fece un movimento in avanti come per divorarli con lo sguardo, poi quasi subito si gettò indietro, mandando un debole grido, inteso soltanto dalle persone vicine e da Ali, che aprì subito la porta. «Avete visto?» disse Eugénie. «Che accade alla vostra pupilla, signor Conte? Si direbbe che stia male!» «È così», disse il Conte. «Ma non vi spaventate, signorina. Aidée ha un temperamento nervoso e molto sensibile agli odori. Un profumo spiacevole basta per farla svenire, ma...» soggiunse il Conte, cavando una boccetta di tasca. «Ho qui il rimedio». E dopo aver salutato insieme la baronessa e la figlia, strinse nuovamente la mano a Morcerf e a Debray e uscì dal palco della signora Danglars. Quando rientrò nel suo, Aidée era ancora molto pallida. Appena Montecristo le strinse la mano, si accorse che era fredda e umida. «Con chi parlavi, signore?» domandò Aidée. «Col conte di Morcerf», rispose Montecristo, «che è stato al servizio del tuo illustre padre e che confessa di dovergli la sua fortuna». «Ah, miserabile! Lo ha venduto ai turchi! La sua fortuna è stato il premio del suo tradimento! Tu dunque non lo sapevi, mio signore?» «Avevo sentito parlarne in Epiro», disse Montecristo. «Ma ignoro i particolari. Vieni, figlia mia, me li racconterai. Devono essere interessanti». «Oh, sì, sì, andiamo. Mi sentirei morire se dovessi stare più a lungo di fronte a quell'uomo». Qualche giorno dopo questo incontro, Albert di Morcerf, accompagnato da Lucien Debray, andò a far visita al conte di Montecristo nella sua casa agli Champs-Élysées. Veniva a rinnovargli i ringraziamenti della signora Danglars. «Voi siete in rapporti quasi costanti con il barone Danglars?» domandò il conte ad Albert. «Sì, signore. Sapete ciò che vi ho detto. Dunque resta sempre stabilito». «Oggi più che mai», disse Lucien, «è un affare concluso». E giudicando che questa frase gli desse il diritto di estraniarsi dalla conversazione, si pose la lente all'occhio e fece il giro della stanza esaminando le armi e i quadri. «Sapete», disse Montecristo, abbassando la voce, «sapete che non mi sembrate molto entusiasta di questo matrimonio?» «La signorina Danglars è troppo ricca per me e ciò mi spaventa», disse Morcerf. «Non è una buona ragione. Vi confesso che non riesco a capire tanta repulsione per una giovane ricca e bella. Questa repulsione, seppure esiste, non viene da me». «E da chi, allora? Mi avete detto che vostro padre desiderava questo matrimonio». «È mia madre, che ha un occhio prudente e sicuro. Ebbene, a lei non piace questa unione. Ha una certa prevenzione contro i Danglars. Non potete immaginare, caro conte, come io sia imbarazzato. Mi consiglierete, non è vero? Se vi è possibile, mi toglierete da questo impiccio». «Per non procurare un dispiacere a mia madre, credo che oserei guastarmi con mio padre». Montecristo si voltò. Sembrava commosso. «Ehi!» disse a Debray, che era sprofondato su una sedia in un angolo del salotto, con il lapis in una mano e nell'altra un portafoglio. «Cosa fate? Uno schizzo alla Poussin?» «Io?» rispose l'altro tranquillamente. «Sì, davvero. Amo troppo la pittura per fare una cosa del genere». «No, faccio l'opposto. Scrivo dei numeri». «Dei numeri?» «Sì, calcolo. E vi riguarda indirettamente, Albert. Calcolo quanto la casa Danglars ha guadagnato sull'ultimo rialzo dei fondi di Haiti. Da 206 i fondi sono saliti a 409 in 3 giorni. E il prudente banchiere ne aveva acquistati molti a 206. Deve averci guadagnato 300.000 franchi». «Ah, diavolo!» fece il conte ridendo. «Il signor Danglars rischia di guadagnare e di perdere 300.000 franchi in un giorno? È dunque enormemente ricco?» «Non è lui che rischia», si affrettò a dire Lucien. «È la signora Danglars. Lei è veramente intrepida». «Ma voi, Lucien, che siete ragionevole e conoscete l'instabilità delle notizie perché siete vicino alla fonte, dovreste impedirlo», disse con un sorriso Morcerf. «Come posso farlo se non ci riesce suo marito?» domandò Lucien. «Voi conoscete l'indole della baronessa. Nessuno ha influenza su di lei. Fa quello che vuole». «Se io fossi al vostro posto», disse Albert, «ebbene, io la guarirei e farei un buon servizio al futuro genero». «E in che modo?» «Oh, è facile. Le darei una buona lezione». «Una lezione?» «Sì,
La vostra posizione come segretario del ministro vi dà una grande autorità sulle notizie. Appena aprite bocca, gli agenti di cambio stenografano subito le vostre parole. Fatele perdere un centinaio di migliaia di franchi. E diventerà prudente. Non capisco, balbettò Lucien. Un bel mattino annunciatele qualcosa di inaudito, una notizia telegrafica che solo voi potete conoscere, per esempio che Enrico IV è stato visto da Gabriella. La notizia farà salire i fondi. Lei giocherà in borsa e perderà certamente quando l'indomani Beauchamp scriverà nel suo giornale: «A torto alcune persone bene informate pretendono che Enrico IV sia stato visto ieri da Gabriella ed è del tutto inesatto. Il re Enrico IV non ha mai lasciato il Pont Neuf». Lucien sorrise a fior di labbra. Montecristo, in apparenza indifferente, non aveva perso una sola parola della conversazione, e il suo sguardo penetrante aveva perfino creduto di scoprire un segreto nell'imbarazzo del segretario del ministro. Ma questo imbarazzo, completamente sfuggito ad Albert, fece abbreviare la visita di Lucien, che non si sentiva più a suo agio. Il conte, accompagnandolo alla porta, gli disse alcune parole a bassa voce, alle quali Lucien rispose: «Ben volentieri, accetto».